rettore dell'Università di Torino si è seduto e a lui il compito di subito dire come a Torino ci si muove lungo le linee tracciate da ANA, che ha fatto riferimenti più anglosassoni. Torino sicuramente è una delle città più anglosassoni d'Italia, e quindi Giacomo, a Torino cosa sta succedendo intorno al cibo? Sì, buongiorno a tutti, anch'io ringrazio gli organizzatori per l'invito. Io faccio una premessa: io sono un ricercatore, lavoro in università, sono un geografo, ma qui rappresento anche le istituzioni che mi hanno chiesto di portare, di raccontare quello che fanno a Torino, sia alla scala comunale che alla scala metropolitana, quindi dell'ex provincia. Torino sì, è una delle città più anglosassone, in realtà si dice più francesi, no, d'Italia, e giusto due, io ho delle slide in inglese perché sapevo che c'erano anche degli interrogatori stranieri, per cui per facilitare il compito. Torino è una città grande, una città di quasi 1 milione di abitanti, che si trova in una fase storica molto interessante, perché si trova in una fase di transizione istituzionale, come anche la città di Napoli, la città di Milano, grazie alla creazione della nuova, di questo nuovo ente ancora un po' misterioso che è la città metropolitana, no? Che rappresenta però una sfida molto importante, perché per la prima volta temi come quelli dell'alimentazione possono essere affrontati con una nuova scala di competenza, per quanto la città metropolitana ricalchi i confini dell'ex provincia, e con una nuova istituzione che può potenzialmente, noi ci auguriamo che questo avvenga, inaugurare un nuovo sistema di relazioni tra le municipalità anche, no? Quindi ha una nuova scala. E ciò che caratterizza Torino dal punto di vista della localizzazione, e poi vedremo di conseguenza anche dei sistemi alimentari, è una stretta relazione, oltre che con le città circostanti e con la vicina Francia, anche con i territori produttivi che la circondano, i territori rurali, collinari verso sud, verso est, quindi poi andando verso le Langhe, il Monferrato e il Roero, quindi territori di produzione soprattutto vitivinicola, e con il Piemonte perialpino, che vedremo ha forti relazioni funzionali con la città di Torino dal punto di vista anche agroalimentare. Torino inoltre è in un momento storico molto importante, perché sta uscendo dalla crisi dell'industria. A Torino sta maturando la fase post-industriale, e la città sta cambiando, è cambiata negli ultimi anni, sia da un punto di vista materiale, con degli enormi vuoti urbani che si sono creati, che sono stati riempiti più o meno in maniera strategica e lungimirante, ma sta cambiando soprattutto dal punto di vista dell'immagine della città. Torino ha dovuto ricrearsi una nuova identità verso l'interno, verso i propri cittadini, che dopo 50 anni, ma in realtà di più, dopo decenni di città industriali, sono trovati a dover capire in quale città stavano vivendo. Era evidente che la città stesse cambiando, però i cittadini stessi, io non sono un torinese, ma me ne sono accorto quando mi sono trasferito, erano un po' smarriti da questa nuova città che si stava producendo davanti ai loro occhi, ma anche di produzione di una città nuova verso l'esterno, quindi una nuova immagine urbana, che passa per tante diverse Torino che coesistono oggi, no? Ci sono state le Olimpiadi che hanno rappresentato un po' il punto di svolta simbolico soprattutto, ma Torino oggi sta diventando la città di un certo tipo di turismo, pensiamo alla Reggia di Venaria, agli itinerari del barocco, la città del libro, no? Quindi le grandi manifestazioni internazionali legate al libro, la città di un certo tipo di arte contemporanea, di musica, ma anche la città del cibo, no? Poi ci arrivo più in dettaglio. Perché per quanto riguarda appunto il sistema del cibo torinese, si può dire che da un lato Torino, come tutte le città italiane, come gran parte delle città italiane, ha una forte tradizione enogastronomica e di produzione di cibo. Ci sono attori forti del settore agroalimentare a Torino e dintorni, pensiamo a grandi imprese come Ferrero o Lavazza, ma anche attori forti del sistema culturale del cibo. Slow Food non è nata a Torino, non ha la sua sede a Torino, ma usa Torino come cassa di risonanza delle proprie attività. No, non è un caso che il Salone del Gusto e Terra Madre si svolgano a Torino. La cosa molto interessante è che Torino sta usando il cibo proprio come risorsa strategica, simbolica, per costruire questa nuova immagine che dicevamo, no? Questo è un elemento, a mio avviso, molto, molto interessante e molto importante. E adesso vedremo, in città c'è un forte impegno da parte delle autorità locali per quanto riguarda le tematiche del cibo.
sia della municipalità, quindi sia del Comune di Torino, che di quella che fino a pochissimo tempo fa è stata la provincia, che oggi sta ridefinendo la propria identità come città metropolitana. C'è da dire, agganciandomi anche a quanto diceva Anna poco fa, che è vero che l'interesse politico è fluttuante, no? Perché varia a seconda di quello che succede. Quello che è molto importante però è che a Torino ci sono dei funzionari molto attenti a questi temi, no? E se l'interesse politico varia, i funzionari però rimangono e sono in grado. Quindi io credo che sia molto importante anche considerare questi attori come per il loro ruolo nel definire queste strategie, queste nuove alleanze. Dicevamo che Torino è una città grande e come tutte le città grandi Torino mangia tanto. Noi abbiamo provato a quantificare quanto è veramente a spanne il cibo di cui ha bisogno Torino ogni giorno, considerando che la città ha circa 1 milione di abitanti e l'area metropolitana non intesa come città metropolitana ma intesa come area urbana contigua, quindi proprio la città e i comuni circostanti superano 1,5 milioni. Abbiamo calcolato che grosso modo a Torino si mangiano 1.600 tonnellate di cibo tutti i giorni, quindi lo stesso vale per città come Napoli, Milano, no? Quindi immaginate l'impatto che questo ha in termini di flussi, no? Quindi parlare di strategie alimentari urbane bisogna rendersi conto che significa avere a che fare con quantità di questo tipo, no? Quindi gli interventi sicuramente possono essere puntuali, possono essere come dire, rivolti a singoli aspetti, ma se vogliamo cambiare il modo in cui le città mangiano, in cui vengono alimentate, bisogna ragionare su grandi scale, no? Mi è stato chiesto di raccontare quello che succede a Torino. Ho provato a organizzare il mio pensiero a partire da uno schema che trovo molto interessante, che è stato proposto da Wiskerk, che è un sociologo agronomo che lavora a Wageningen in Olanda, e raccontando, spiegando un po' le differenze tra il sistema convenzionale, agroindustriale, mi giro perché è molto piccolo, ma per cui non ci vedo, basato sull'industrializzazione della produzione di cibo, sulla globalizzazione dei flussi, sulla standardizzazione anche, no, della produzione, del concetto di qualità, e su diciamo, la concentrazione del potere, come dicevi tu poco fa, in pochi attori molto forti che veicolano logiche sostanzialmente di economia di scala ed efficienza dei costi e producono un cibo che gli anglosassoni definiscono placeless food, no? Quindi un cibo che non è in nessun, non proviene da nessun luogo, completamente slegato, che i cittadini si trovano sulla tavola come se arrivassero dai flussi immateriali da chissà dove. A questo si può contrapporre, con una semplificazione su cui poi potremmo discutere per molto tempo, invece un paradigma alternativo, di una geografia alternativa del cibo, che è territorializzata, che è integrata e che si basa su reti localizzate, su una maggiore distribuzione dei poteri, sulle economie circolari e su anche la costruzione condivisa del concetto di qualità del cibo, no? Cioè qual è il cibo che deve essere il cibo per tutti anche. E secondo Wiskerk questa geografia alternativa del cibo può strutturarsi su tre assi principali, che sono le strategie alimentari urbane, gli alternative food networks, quindi le reti agroalimentari alternative, e il public procurement, quindi le forniture pubbliche di cibo alle mense pubbliche. Quindi ho provato a raccontare quello che succede a Torino intorno a questi tre assi, partendo dalle urban food strategies e dalla governance alimentare urbana, che a Torino è affrontata da alcuni anni da diversi processi che vanno più o meno nella stessa direzione e come dire, si intrecciano e sovrappongono a geometrie un po' variabili. Il primo è nato alcuni anni fa nell'ambito di Torino Smart City, quindi un grande progetto finalizzato a ragionare sulla città appunto all'interno di questo nuovo paradigma della Smart City. Un asse delle progettualità legate a questo grande progetto che è durato molti anni erano proprio legate al cibo. A partire da questo si è agganciato la pianificazione strategica della città di Torino. Torino è una delle prime città d'Italia ad avere un piano strategico, siamo arrivati alla terza edizione. I tre piani hanno avuto esiti e diciamo qualità diverse, però la cosa interessante è che il terzo piano strategico della città di Torino, prodotto da diversi attori del sistema metropolitano, ha un tavolo che si chiama Torino Città del Cibo. Sottolineo una cosa, si chiama Torino Città del Cibo, inizialmente si chiamava Torino Capitale del Cibo e noi come università abbiamo molto insistito per modificare questo nome, perché se una città ambisce a essere la capitale del cibo si mette in competizione con le altre città, perché la capitale ce n'è una tendenzialmente, no?
e quindi prima di tutto può perdere questa competizione. E inoltre l'obiettivo deve essere diverso, l'obiettivo dovrebbe essere che ogni città diventasse una città del cibo, no? La capitale di se stessa. Ci siamo riusciti, credo. E l'obiettivo finale di questo tavolo è la creazione di una food commission, no? Quindi una di quelle istituzioni, strutture di missione, di governance di cui si parlava prima. Parallelamente si è sviluppato invece nell'ambito della città metropolitana e della provincia prima un processo che si chiama Nutrire Torino Metropolitana, su cui poi entrerò più in dettaglio, un processo partecipato che ha visto il coinvolgimento di alcune centinaia di attori del sistema alimentare cittadino e metropolitano con l'idea di definire un'agenda del cibo, quindi quali sono le priorità secondo gli attori e secondo i cittadini alle quali bisognerebbe pensare nello sviluppo di strategie alimentari urbane. E anche lì si pensava a una strategia di missione, no? A una struttura di missione. Poi vedremo come uno dei nodi critici sia proprio il mettere insieme tutti questi processi che vanno in una direzione simile. Il Comune di Torino, invece la città di Torino, è coinvolta in un progetto europeo che si chiama Progetto DIAR, che prevede l'istituzione di un Food Policy Council, no? Quindi la sfida, adesso anticipo le conclusioni, la sfida sarà proprio capire come questi processi possano integrarsi, no? Visto che gli obiettivi sono grosso modo analoghi, e costituire strategie alimentari urbane e strutture ad esse correlate che siano integrate. Per quanto riguarda i public procurement, quindi le forniture alimentari pubbliche, ci sono due, c'è un grosso progetto di scala metropolitana che ha visto la scrittura di un capitolato per la fornitura delle mense pubbliche, delle mense scolastiche in particolare, che prevede un'importante percentuale di cibo locale, no? Con locale, e questo è un altro tema su cui dovremmo discutere, si intende cibo regionale in questo caso, quindi cibo proveniente dalla regione Piemonte. Questo ha aperto ovviamente importanti questioni di logistica, di aggregazione della domanda e aggregazione dell'offerta, di relazione tra questa domanda aggregata e l'offerta aggregata che non era ancora pronta per rispondere a questa richiesta, però è stato un passo importante che a Torino si è avviato. Si è avviato parallelamente a un progetto molto interessante invece che si chiama Il Menù l'ho fatto io, che ha visto il coinvolgimento dei bambini delle scuole nella definizione del menù. E la cosa sorprendente è stata che i bambini non volevano solo l'hamburger e le patatine, in realtà ai bambini piace anche il cibo sano, no? Per cui, per quanto riguarda le Alternative Food Networks, Torino è una città in cui lo scenario è molto animato. Ho provato a strutturarli in tre grandi categorie. La prima è quella dei mercati, quella dei farmers market, e la città di Torino in questo caso è molto particolare perché accanto a circa 15 mercati dei contadini organizzati da diverse realtà regolarmente, quindi dai classici mercati di campagna amica ai mercati di slow food, ai mercati della terra, fino ai mercati di genuino clandestino, quindi con gradi anche di esplicita alternativa al sistema molto differenti. Accanto a questi, a Torino ci sono 42 mercati municipali, quindi mercati normali, diciamo così, che si svolgono tutti i giorni, che ospitano i produttori. Questa io credo che sia un'unicità della città. E ogni giorno, quindi, in questi mercati confluiscono circa 200 produttori. Il sabato diventano 300-350. Ora, io non so se questi mercati possono essere considerati alternative food networks, reti alimentari alternative, perché sono sempre esistite. Quindi è anche interessante interrogarsi, no, sulle relazioni tra ciò che esplicitamente si contrappone al sistema e ciò che di fatto è contrapposto al sistema, ma in modo naturale, no? Quindi capire come integrare questi diversi fenomeni. Poi ci sono i gruppi di acquisto, ovviamente, a Torino sono circa 70, quelli che siamo riusciti a censire, perché in realtà ci siamo accorti di come esistano molti gruppi di acquisto informali. Non esiste un censimento nazionale, esiste l'archivio, l'elenco di Rete Gas, che probabilmente conoscerete, ma che si basa sulle autosegnalazioni, per cui insomma, è importante, ma non riesce a raccogliere tutto. I gruppi d'acquisto sono diversi, la maggior parte sono gas, ma accanto ai gas esistono gruppi d'acquisto di diversa natura in città, alcuni più esplicitamente politicizzati, tipo i GAP, gruppi d'acquisto popolare o proletario, a seconda del... E i GAC, sono i gruppi d'acquisto collettivo, che sono l'esito di un processo molto interessante, di un progetto del Movimento Consumatori, insieme alla provincia di Torino, quindi che integra, diciamo, la natura spontanea del gas con il supporto alle fasce
della popolazione che hanno più fatica ad accedere al cibo. A questi si affiancano interessanti progetti misti, diciamo così, che ibridano la natura dei farmers market, dei gas e di questa alternativa al sistema convenzionale, e che in particolare sono interessanti perché superano, o meglio, si preoccupano di affrontare uno dei temi cardine di questa realtà, che è quello dei problemi legati alla logistica. Per esempio i gas hanno molti problemi legati alla logistica, perché essendo movimenti spontanei, comunque informali, spesso si appoggiano sulle le case proprio dei singoli gasisti che raccolgono il cibo e poi lo danno ai partecipanti al gas, e questo crea dei problemi. E l'interessante è come queste realtà in alcuni casi, per esempio nel progetto Origine, si siano messe in rete con questi progetti di piccola distribuzione organizzata, la chiamano, no? Contrapposta alla grande distribuzione organizzata, proprio per superare queste inefficienze. Un focus veloce, in realtà l'ho accennato prima perché credo di aver quasi esaurito il tempo. Nutrire Torino Metropolitana è il processo della città metropolitana a cui accennavo prima, ha visto 3 incontri nel 2015 con la partecipazione di circa 300 persone, attori del sistema, in parte scelti da chi ha organizzato il processo, quindi dalla provincia di Torino, la città metropolitana, in parte autocandidati, e dicevamo prima sì, pone l'obiettivo di definire una food agenda, no? Quindi l'agenda del cibo, a partire da un'idea di cibo che è evidentemente multidimensionale, quindi che integra questioni legate alla salute, alla giustizia sociale, allo sviluppo economico e alla sostenibilità ambientale. Un altro approfondimento che volevo proporvi è quello legato ai progetti, cosa interessante perché è anche un'autorappresentazione della città di Torino, cioè la città di Torino si propone, parlo del comune in questo caso, racconta le proprie attività legate al cibo a partire da questi 4 ambiti progettuali tenuti insieme dall'idea del diritto al cibo, quindi il filo rosso che collega queste progettualità è il diritto al cibo. A quale cibo? A un cibo sano, economico, pulito. E gli ambiti progettuali sono le mense scolastiche, in cui ci sono progetti come quello che abbiamo visto prima del capitolato per il cibo locale, sono le mense benefiche, che a Torino sono molto sviluppate, quindi che offrono cibo di qualità a chi non se lo può permettere, è l'impegno della città per mantenere e favorire questa tradizione dei mercati contadini non esplicitamente alternativi, diciamo così, che in città è molto diffusa, ed è anche l'ambito degli orti urbani. Orti urbani che hanno diversa natura, in alcuni casi sono più esplicitamente sociali e collettivi, in altri casi sono più, diciamo così, sono lotti di terreno assegnati a singoli cittadini che li coltivano, ma che hanno una forte valenza sociale. Concludo molto velocemente con alcune osservazioni. Il primo è, l'abbiamo già detto, la necessità di integrare questi processi istituzionali. Credo sia la sfida più importante a cui Torino deve rivolgersi nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché abbiamo tante realtà, tanti processi diversi che vanno in una direzione simile, ed è importantissimo che il risultato sia, non dico uno solo, ma sia comunque concertato all'interno di questi processi. Altrettanto importante è riuscire a inglobare in questi processi istituzionali, senza volere anch'io evoco quello che è stato detto prima, il potenziale creativo di tutte le iniziative spontanee che in città già esistono. Quando noi abbiamo provato a censire le pratiche legate a un sistema diverso del cibo, ci siamo accorti che in città le cose ci sono già sostanzialmente, gli attori, le iniziative le realizzano lo stesso, che le istituzioni ci siano oppure no. Per cui è importante che le istituzioni accolgano non solo la partecipazione di questi attori, ma anche il loro potenziale creativo, appunto, senza irregimentarli eccessivamente nell'istituzionalizzazione del processo. E poi è importante riflettere su quale cibo noi abbiamo in mente all'interno di questi processi. Molto spesso, in maniera un po' critica, si parla di rilocalizzare il sistema del cibo, quindi si concentra sul cibo locale. In realtà sappiamo già, il dibattito su questo ha già discusso moltissimo, che il cibo locale può riprodurre alla scala locale esattamente le stesse disuguaglianze, o le stesse inefficienze, o gli stessi problemi ambientali del cibo globalizzato, no? Quindi si tratta di ragionare su qualcosa di diverso. Io sono un geografo, a me diciamo uno dei concetti che guida un po' la mia ricerca è quello di territorio, no? Il territorio come prodotto delle relazioni locali, delle risorse locali, aperto però verso l'esterno, quindi che mette in relazione locale e,
e non locale, senza arrivare per forza al globale. Quindi parlare di cibo riterritorializzato potrebbe essere una chiave di lettura interessante. Quindi con riterritorializzato pensiamo alla ridistribuzione del potere e dei guadagni tra tutti gli attori della filiera, no? Quindi ovviando a questa concentrazione in pochi attori, spesso delocalizzati, che guidano le filiere attuali, una valorizzazione delle risorse locali, economiche e culturali, e il tornare a parlare di luoghi del cibo e non solo spazi, perché il sistema agroindustriale convenzionale dominante oggi considera i territori come piattaforme di produzione o di consumo, no? Scelte solo in base all'efficienza economica, mentre in realtà il cibo e il territorio sono intimamente legati, e anzi il cibo è una parte costituente dell'identità stessa del territorio, per cui niente. Grazie.